Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A tavola con Silvia. Ragazzi, questa sera vi farò la ricetta dei ravioli giapponesi, quelli con quelli alla piastra, Il ghiozza. i gyoza, esattamente, ma italianizzata, se vogliamo, no? Vi spiego. Ho fatto gli involtini con la verza. Mi è avanzata la verza, mi è avanzato il ripieno. E ho detto, sai che c'è? Mo ci faccio i ghiozza. Non è proprio la ricetta originale, ma vi posso assicurare che va benissimo. Io già ho provato più di una volta e sono buonissimi. Allora, vi dico subito gli ingredienti. Abbiamo qua circa 300 grammi di macinato misto, ok? Al quale ho aggiunto un po' di parmigiano, sale, pepe e un pochino di pane raffermo, pochissimo, mezza fetta di pan carré, quindi proprio poco poco. Poi qui ho, come vedete, era una verza piccina, perché le altre foglie, quelle grandi, le ho usate per fare gli involtini di verza. Quindi sarà più o meno un 3 etti anche questa. Un cipollotto. Poi abbiamo della salsa di soia, dell'aglio in polvere, pepe bianco e zenzero. Ovviamente potete mettere il tutto fresco, perché io così velocizzo la cosa, ma voi se volete potete mettere l'aglio fresco, lo zenzero fresco e via dicendo. Per l'impasto invece, questo è per quanto riguarda il ripieno, per l'impasto invece abbiamo bisogno di 250 grammi di farina 0 o 00, che dir si voglia, no, non è la stessa cosa, nel senso che vanno bene tutte e due. E 150 grammi di acqua calda. Allora, andiamo a procedere. Come? Faccio subito l'impasto perché va, questo poi dopo deve essere messo a riposare per circa mezz'ora. Quindi vado immediatamente, sposto tutti questi oggetti ed alimenti. Ecco qua. Tiriamoci su bene le maniche e iniziamo a mettere l'acqua nella farina. Ve lo faccio senza planetaria perché non tutti mi hanno scritto hanno la planetaria, giustamente. Quindi in questo modo vi faccio vedere che è semplicissimo. Certo, vi sporcate un pochino le mani, l'acqua mi raccomando la aggiungete poco per volta. L'impasto deve risultare, come vi spiego, un po' come la sfoglia delle fettuccine, bello sodo ed elastico, ok? Non deve essere morbido, non deve essere come il pane o come la pizza. Ok, io continuo ad impastare e ci vediamo qua tra pochi minuti. Allora, il nostro impasto è stato fatto, io l'ho lavorato per 5-6 minuti sul piano di lavoro e poi ho messo la pellicola. Questo, ragazzi, si deve riposare almeno una mezz'ora. Quindi nel frattempo avete tutto il tempo per preparare il ripieno, eccetera, eccetera, anche perché si fa tutto a crudo, quindi è facilissimo, ok? Allora, ho tagliato la cipolla, cipollotto, quello che volete voi, chiamatelo come volete, io lo chiamo cipollotto. Tanti mi dicono: no, vabbè, ma quello non è il cipollotto, ok? Come Come vedete voi? volete voi. Poi vado a mettere la verza, che ovviamente ho già lavato, ci mancherebbe altro. Tutta? Sì, tutta tutta, circa 3 etti. E la vado a far sminuzzare ben bene. Cercate di non metterci le coste troppo dure. Ecco, queste magari no, perché non si frullano bene, ok? Le foglie tenere sì, le coste dure no. Ok, ci vediamo tutto sminuzzato. Tutto sminuzzato. A dopo. A dopo. Eccoci. Allora, abbiamo tritato la verza e il cipollotto insieme. Adesso mettiamo il macinato. Per gli gyoza originali andrebbe solo maiale, ma come vi ripeto, io sto facendo una ricetta di riciclo e quindi ho usato quello che avevo, cioè misto. Metto il pepe, un bel po' di pepe bianco, che va sempre qua sopra, eccolo qua. Poi mettiamo lo zenzero,
Ce ne va un bel po', ragazzi. Questo è in polvere impalpabile, quindi ogni tanto si bloccano i buchini. Quando si sblocca ne esce. No, no, perché comunque c'è i buchini piccoli, quindi per fortuna non ne esce tanto. Ok. Poi mettiamo l'aglio. Come vi ho detto, volendo potete mettere quello fresco, non è un problema, anzi. Io digerisco di più questo secco, ecco perché lo metto. E un paio di cucchiai di salsa di soia. Vado a rimacinare tutto e ci rivediamo qua tra un attimo. Allora, ecco qua il nostro panetto. Si ammorbidisce sempre un pochino, è normale. Noi mettiamo un altro po' di farina sul piano da lavoro. Ecco qua. E a questo punto lo vado a stendere. Per facilitarvi le cose, i veri giapponesi, cinesi fanno un filone, lo fanno tutto a pezzetti e poi dopo fanno i dischi. Noi non faremo così. No, ma come li fanno i dischi? E come li fanno? In maniera velocissima, ma proprio sono brevissimi, è inutile, ce la fa. Allora, andiamo a stendere il nostro impasto. Vedete com'è bello liscio? E come ritorno al posto suo, però. Eh sì, elastico. E deve essere elastico, no? Ok, lo stendi Lo tutto. stendo tutto e poi ci rivediamo qua tra un attimo. Abbiamo steso il nostro impasto, ho preso un coppapasta abbastanza grandino, come vedete. Andrò a fare dei dischi di questa portata. Li faccio tutti quanti e ci rivediamo qua. Tu ne hai già chiusi 7 in pochissimo tempo. Hai Sei visto? diventato un portento. Eh no? Mica babbo micio micio qua, eh? Siamo mica a pettinare le bambole, come dicono Eh qua. già. Vedi come si chiudono facilmente. Vuoi farlo anche tu, amore? No, vabbè, No, lo fai tu ormai hai tanto. preso il via. Perché l'importante è il primo, poi dopo gli altri Certo, vengono da soli. sì, infatti, fanno tutto da sé. Ok, li chiudiamo tutti. Ok, Sì, tanto comunque l'impasto mi è avanzato, quindi me ne vengono una marea. Probabilmente una parte li congelerò, così sarà felicissimo mio figlio e mia figlia saranno felicissimi. gli piacciono congelati? No, gli piacciono da morire, Ah. e dato che non li possono mangiare sempre, magari, ecco, quando sono al lavoro. Li finiamo e ci vediamo su fornelli, mi sa, vero? Perché nel frattempo abbiamo Sì, messo dell'olio dentro una pentola. olio di semi. Olio di semi. Ci vediamo sui fornelli. Non siamo ancora sui fornelli, li abbiamo messi tutti quanti in pentola e adesso Andiamo sui andiamo sui fornelli. fornelli. Eccoci, siamo sui fornelli. Adesso aspettiamo che l'olio si scalda per bene. Dopodiché andiamo a mettere un dito d'acqua. Ok? E copriamo con il coperchio, li lasciamo per 4-5 minuti e poi andiamo a controllare la crosticina se è fatta o se è il caso di riaggiungere un altro pochino d'acqua, perché va da farina a farina in realtà, ok? Quindi ci rivediamo tra un pochino. Eccoli qua, sono quasi pronti. Adesso li andiamo un pochino a muovere. Ok, perfetto. Li lasciamo senza coperchio per altri 4-5 minuti fino a che non fanno la crosticina. E magari stacchiamo quelli che si sono attaccati. A tra poco. Succede, eccolo qua. Eccoli pronti, guardate che belli. Belli croccanti. Ovviamente questi sono solo una parte, l'altra parte sta Sì, ancora beh, certo. nella pentola.
E non rimane che assaggiarli, guardate che belli. Oh, visto che le bacchette sono solo per scena, ve lo dico proprio così spassionatamente, allora facciamo questo, guardi, guardate, così, inzuppo e via. Ah, tutto intero, io te ne davo un pezzetto. Vabbè. Buono. Certo che è buono, io devi fare, non ho capito. Non perché l'ho fatto io, ma le cose, insomma, voglio dire... Che La ci ho carta è messo buonissimo. sono buone, quindi è buonissimo. Sì, veramente croccante e morbido allo stesso Tempo, buono. vabbè, sempre impicciato. Ragazzi, continuate a seguirci. Dite, scriveteci sotto nei commenti se vi è piaciuta la ricetta e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti! Ciao ciao.